Ultima riunione organizzativa al Comune di Soverato prima del grande evento di sabato 22 luglio, ovvero il Summer Carnival, la manifestazione giunta alla seconda edizione che vedrà sfilare sul lungomare della Perla dello Ionio i 10 carri allegorici dei comuni del comprensorio che anche quest'anno hanno aderito alla versione estiva del Carnevale: Borgia, Chiaravalle, Isca, Davoli, Serra San Bruno, Montepaone e Squillace. Ma quello che sta per iniziare è per Soverato un fine settimana intenso che dopo il concerto a scopo benefico Un Senso Life con cantanti a livello nazionale, personaggi del mondo dello spettacolo e il carnevale estivo, animato da maschere e ballerine brasiliane, tanto divertimento, vedrà arrivare in città il Volo con il concerto di domenica 23 luglio alla Summer Arena. Già nel mese di luglio abbiamo messo in piedi tantissimi eventi, questo fine settimana sarà particolarmente complicato perché si parte con il concerto di beneficenza, Un Senso, che vedrà tantissimi artisti importanti. Sabato ci sarà il carnevale estivo, l'anno scorso ha visto circa 30.000 persone venire in città. Quest'anno i carri sono ancora di più comuni coinvolti, perché è un evento ormai del comprensorio, in più è un sabato sera, quindi non oso immaginare quanta gente circolerà per le nostre strade. Poi subito il giorno dopo il concerto del Volo, è forse uno dei pochi che si tiene in Italia, saranno poche date, e quindi abbiamo già migliaia di persone che hanno acquistato il biglietto e che verranno a Soverato, quindi anche dall'estero, anche da fuori Italia, da fuori Europa. Quindi stiamo correndo, stiamo facendo tanto, stanchi però soddisfatti del lavoro. Rossella Galati per l'ACI News 24.